Nel nome del rispetto è un'associazione culturale con sede a Foligno che ogni anno da 5 anni a questa parte promuove progetti di grande interesse per il mondo della scuola, ma non solo. Ecco, e oggi noi siamo con la presidente Maria Cristina Zenobi e la vicepresidente Cristina Virili e con loro parliamo di che cos'è la loro associazione, di cosa si occupano, ma soprattutto sentiamo da loro in che cosa consiste questo progetto che loro hanno a disposizione per le scuole. Senta, Presidente, allora intanto diciamo due parole. La vostra associazione quale mission ha? Proprio la missione dell'associazione è quella di fare prevenzione. Il nostro logo è un germoglio, quindi noi intendiamo seminare proprio nella scuola e non solo la cultura del rispetto, per fare prevenzione, partendo chiaramente da un concetto positivo, che è il rispetto, non partendo da un atto di violenza o che per andare a dire poi che ci vuole rispetto. Noi facciamo ragionare i ragazzi, la scuola, insomma tutti insieme con i professori, con la famiglia, facciamo ragionare sul concetto di rispetto. Di cultura del rispetto, perché molto spesso questa parola viene detta, ma poi se si va a chiedere che cosa è il rispetto, molto spesso non si sa definire e invece è alla base di qualsiasi cosa, perché è alla base dell'amore, dell'amicizia, di tutto. Se non c'è rispetto, non ci può essere nient'altro. E noi intendiamo da tanto tempo la stiamo portando nella scuola questo concetto proprio per far sì che venga insegnato proprio come qualsiasi altra materia, che ci venga fatto un lavoro sopra, ecco. Certo, d'altra parte quest'anno entra in vigore la legge sulla educazione civica, il tema del rispetto reciproco, penso che sia un tema di grande interesse anche proprio dal punto di vista di questa disciplina che è appunto l'educazione civica. Quest'anno però voi avete in programma un progetto particolare che si intitola Rispetta te stesso e l'altro, anzi il nome completo è anche un po' più lungo, ce lo dica lei e soprattutto ci dica che cosa volete fare con questo progetto e a chi lo rivolgete. Il titolo proprio del progetto di quest'anno è Rispetta te stesso e l'altro, diventando un soggetto attivo della società. Perché questo? Proprio per sviluppare, poi glielo può dire meglio la professoressa Virili. È un progetto prima di tutto che si rivolge ai ragazzi dall'asilo nido fino all'università e questa è una grande innovazione per un progetto con lo stesso tema. Il tema è, ci sono tre tematiche, uno rispetto a te stesso e l'altro diventando un soggetto attivo della società partendo dallo sviluppo del pensiero critico, perché quando uno ha in se stesso l'amore per se stesso e un senso critico è difficile che poi sfocia in violenza o in atteggiamenti di ribellione o di atti di vandalismo e questa è la prima cosa. E facendo così i ragazzi possono anche esaminare personaggi vicino a loro che siano esempi di rispetto, che non sia il grande campione o il grande valletta televisiva, ma può essere anche uno zio, un nonno, un vicino che comunque ha portato del bene alla società in cui vive. Un altro tema è sul rispetto attraverso il linguaggio musicale che ha curato un professore del nostro comitato scientifico, il professor Salemmi. E poi un altro tema è esclusivamente per l'università, è l'intelligenza artificiale nel rispetto dell'intelligenza emotiva. E questo è un tema solo per gli universitari, questa tematica. Nell'ambito delle vostre attività e dei vostri progetti, voi usate spesso anche un film di un importante regista che è Gianfranco Albano. Ecco, di cosa si tratta? Perché usate questo strumento del film?
Noi usiamo questo film perché intanto, a parte che il regista Gianfranco Albano è un nostro testimonial, socio fondatore insieme a noi ed è secondo noi uno dei più grandi registi del sociale in Italia. Penso che tutti lo conoscano, è il regista del Figlio della Luna, di Felice Impastato, di Brancaccio e attraverso i suoi film noi abbiamo proprio costituito con questo un format. Noi diamo la proiezione, il materiale su cui i ragazzi prima riflettono e lavorano insieme ai professori, insieme anche alla famiglia, perché ci sono anche ragazzi che lo fanno da soli, il concorso lo fanno insieme alla famiglia, come si è visto nel precedente proprio lockdown, in cui hanno partecipato tantissimi con la famiglia, 4.000 studenti. Quindi loro riflettono sul film, sul materiale del film. Senta, professoressa Virilli, ma se una scuola adesso vuole aderire al vostro progetto, cosa può fare? Cioè voi avete un vostro sito, immagino. Noi abbiamo un sito, www.nelnomedelrispetto.it, dove ci si può scaricare il bando, dove ci si può partecipare a un questionario online dove ci sono i nostri contatti, perché è importante che le insegnanti sappiano che se hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto per progettare insieme un lavoro sul rispetto, noi li possiamo aiutare in qualche modo, possiamo dargli un materiale, perché tra i nostri nel nostro comitato scientifico ci sono persone, tra cui il professor Pier Giorgio Di Freddi, che ha messo a disposizione del materiale con i video, quindi che in questo momento di lockdown o di chiusura della scuola è possibile appunto con il computer, e abbiamo preparato tutto questo materiale appunto per sviscerare quello che lei diceva prima dell'educazione civica. Bene, ovviamente lo diciamo giusto per fugare ogni dubbio, l'adesione ai vostri progetti è del tutto gratuita per le scuole, immagino. Assolutamente, sia il concorso, anzi nel concorso noi diamo dei premi alle scuole, diamo i premi in denaro, e anche il materiale la nostra associazione lo mette a disposizione delle scuole gratuitamente. Sì. Certo. Bene, noi vi auguriamo molto successo per questa vostra interessante iniziativa, magari ci sentiremo più avanti e così magari ci raccontate anche come il progetto sta andando avanti e come viene accolto, come è stato accolto anche dalle scuole, dagli insegnanti, anche dalle famiglie. Grazie ancora a voi e buon lavoro. Grazie a voi, grazie.